allora la barca deve stare anche piatta, prua poppa. Dai, che ho acceso la videocamera, vai. Certo, a farla vedere così sporca. Lorenzo, pulisci la sta barca! Allora risaliamo un po' perché comunque così di bolina non sembra tanto vento, ma poi quando mettiamo il jerrycan già così andiamo belli veloci. E poi man mano che saliamo il vento molla un po', adesso di là rinforzerà, a lato Cremia rinforza sempre. Così è giusta la barca. Quindi la devi tenere piatta. Se no io sento il timone che va all'orza, devo poggiare e freno. Occhio che qua pian piano muore il vento, eh. Anch'io le cinghie, stai, stai, che il vento c'è. Sperando che tengano. Stai, 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 teniamo piatta. Vai, 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 fino a velocità. Minchia, come sono lasche ste cinghie. Vai, 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 che cammina. Stai, stai, stai. Bravo. Dai, tra un po' andiamo a virare, pronto? Piano col peso, piano. Piano, 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 piano col peso. Piano col peso. Non è altrettanto buono su questo lato il vento. Ok. Poggiamo. Inizia a pensare a cosa devi fare con la drizza. Aspetta, aspetta. Pulisci bene tutto. Quando vuoi. Sì, vai. Deciso, eh? Sì, dovrei dire che è in cima. La drizza, scusami, la scotta. Regolati il fiocco prima di uscire un po', è troppo cazzato. Non mollare il jerrycan però. Va bene, andiamo. Aspetta. Sì, adesso qua non c'è tantissima aria. Lasciala, fallo volare, fallo andare troppo. Ok? Però vieni un po' di un pelo dentro, vieni un pelo dentro. Sì, non dobbiamo passargli troppo vicini perché sennò ci sventolano.
fanno portare bene. Figata, eh? Ecco, rientra se c'è lo scarso. Fallo respirare, fallo respirare. Hai visto che ha guadagnato subito velocità, guarda, 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 se lo tieni cazzato non va niente, non va la barca. Il lato di entrata, no, la balumina è sottovento. Andiamo in un attimo, te lo dico. No, non cazzare tanto, non cazzare tanto. Ok, allora, tra un po' andiamo a strambare, quindi ti sganci, tieni il fiocco, tieni il jennaker. Quando io ti dico che vado a strambare, tu e vai dentro in barca e cerchi di compensare subito dall'altra parte. Occupati di cazzare subito il jennaker dall'altra parte senza esagerare. Fallo cazzare bene dall'altra parte, occhio, 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 c'è uno scarso. Pronto? Fallo portare, non devi mollarlo mai. Pronto? Dai, 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 vieni. Cazzo, prima occupati un attimo del jennaker. Aspetta. Ok, dai. No, no, piano, piano. Matteo! Aspetta, aspetta. Aspetta. C'è una cosa che non va. Cerca di... Aspetta, c'è il buon presso male. Ok. Adesso mi piace di più. Chiamami anche tu qualche incrocio, eh. Insomma, dai, riorzo. Piano graduale, falla partire. C'è il fiocco a cazzo. Ok, riandiamo a strambare. Pronto? Regolamento
quella un po' il... No, va bene. Ah, piano, piano, piano. Eh sì, lo so, l'ho visto. No, 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 tranquillo, tranquillo, no. Guardi, non c'è una vento. Lo so, è per quello, infatti. Ok, prepariamo. No, tra poco lo ammainiamo, Matteo. Allora. Dai, inizia a venire in barca. Ah, non lasciarlo, fallo portare, molla. Fallo fiocco? Aspetta. Aspetta, io devo tirare al contrario, quindi da qua. Sì. Sì. No, al contrario. Sì. Da qua così. Dai, quindi. Vai deciso. Lascialo, vai deciso. Dai, vai, vai! Vai! Deciso! Deciso! Bravissimo! Vai! Fanculo! Grande Andrea Matteo! Molla il fiocco, molla il fiocco, molla il fiocco! Un attimo ci rilassiamo perché... Molla il fiocco! Non vanno bene, lo so! No, mi hanno portato il dito! E sono da Windsurf, non sono dal Drino questo! Allora, diamo un attimo calma. Adesso è accesa. Ecco, nel laser 1 è un massacro perché sei sempre così. Ti fai, sì, ti fai due addominali da paura. Io una volta uscii al Circeo e non ero neanche bravissimo. Minchia, torna. E adesso viaggia bene, dai. Anche il timone credo che sia foil, eh. Ce n'è un altro, eh. Ma che belli. Quasi sì, molto steccata. Sulle raffiche qua è fondamentale poggiare, se non poggi vai giù sicuro. Lo senti come plana? Vai, vai, guarda come cammina adesso. Succede, però se lo giro si fa dallo specchio di poppa, è molto più corto, non c'è l'albero da superare.